Sacrificare la tua reflex o mirrorless per modificarla a full spectrum ti preoccupa? O magari preferisci prenderne una già modificata ma non sei sicuro faccia al caso tuo? In effetti è una decisione delicata e sono in ballo un sacco di soldi. In questo tutorial ti spiego tutto quello che devi sapere per decidere con serenità e consapevolezza, ma soprattutto per non sacrificare la tua macchina fotografica. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Mi occupo di fotografia astronomica e di fotografia all'infrarosso sin dai tempi della pellicola. Al termine di questo tutorial saprai se per te e per le tue esigenze specifiche è più adatta per esempio una modifica full spectrum o una con un filtro davanti al sensore. Quali filtri sono più adatti alle tue necessità? Quelli clip-in o quelli davanti all'obiettivo? È meglio modificare una reflex o una mirrorless? E tutta una serie di altri aspetti che possono sembrare minori ma che possono influenzare in maniera determinante la tua decisione. Questo video non è sponsorizzato ma è supportato da tutti coloro che mi aiutano nel mio lavoro. Aiutarmi è molto semplice, puoi farlo senza spendere neanche un centesimo in più. I link li trovi tutti nella descrizione qui sotto. Se invece vuoi aiutarmi in maniera attiva puoi sostenere il canale abbonandoti oppure iscrivendoti al Video Zappo Fan Club. Anche questi link li trovi nella descrizione qui sotto. Prima di tutto, che cos'è la modifica full spectrum? Davanti al sensore di tutte le macchine fotografiche digitali è montato un filtro che serve ad eliminare l'ultravioletto e l'infrarosso e fare in modo che non raggiungano il sensore, che è sensibile anche a queste lunghezze d'onda, e se lo raggiungessero altererebbero i colori dell'immagine. Con la modifica full spectrum questo filtro viene rimosso, vedremo poi quali sono le alternative, e di conseguenza la macchina fotografica diventa sensibile tanto all'ultravioletto quanto all'infrarosso, dunque siamo in grado di fotografare anche ciò che non possiamo vedere con i nostri occhi. Cominciamo col capire qual è la modifica più adatta alle nostre necessità. Con la modifica full spectrum vera e propria, il filtro che abbiamo rimosso, l'UVR cut che era davanti al sensore, viene sostituito con un vetro completamente trasparente, tanto all'ultravioletto quanto all'infrarosso, oltre ovviamente alla luce visibile, e in questo modo tutta la luce che attraversa l'obiettivo raggiungerà il sensore. Una macchina così modificata necessita sempre di un filtro aggiuntivo davanti all'obiettivo o tra obiettivo e sensore per ridurre questo intervallo di lunghezze d'onda, che altrimenti non verrebbe messo a fuoco da praticamente alcun obiettivo in commercio. Questo è il motivo per cui, se pensi di utilizzare la macchina per un solo scopo, ti conviene sostituire il filtro UVR cut, quello che abbiamo rimosso con la modifica, con un filtro specifico per le tue necessità. Per esempio, se vuoi fare fotografia infrarosso potresti scegliere un filtro a 590 nanometri, che non è un vero filtro infrarosso, è un filtro rosso abbastanza intenso, ma che ti permette di avere immagini nitide, di fotografare nell'infrarosso, e se vorrai spingerti ulteriormente verso l'infrarosso, quindi 690, 720, 850 nanometri, potrai sempre aggiungere un filtro davanti all'obiettivo o tra obiettivo e sensore per ottenere il risultato che desideri. Non avrai nessun degrado da questo genere di utilizzo. Se invece vuoi fare fotografia astronomica puoi sostituire il filtro originale della macchina con uno simile, dunque che blocca ultravioletto e infrarosso ma lascia passare meglio la luce rossa, in particolare quella della riga H alfa dell'idrogeno a 656 nanometri. In questo modo sarai molto avvantaggiato nel fotografare per esempio le nebulose ma anche la Via Lattea. Il filtro presente sulla macchina taglia presso a poco il 75% di questa luce, un filtro specifico per fotografia astronomica la lascia passare praticamente inalterata e la differenza è notevole. Con questo tipo di modifica non puoi usare la macchina per l'infrarosso, ma puoi utilizzarla per la fotografia convenzionale, con l'avvertenza che dovrai sempre fare il bianco a mano, perché la colorimetria della macchina sarà alterata da questo eccesso di luce rossa e quindi sarà necessario bilanciare ogni volta la temperatura di colore manualmente. C'è infine un tipo di modifica che prevede la rimozione del filtro UVR cut e lascia il sensore completamente scoperto. Va valutata con estrema attenzione, perché se è vero che è una modifica full spectrum tra virgolette standard, è anche vero che lasciare il sensore scoperto
impedisce alla maggior parte degli obiettivi progettati per quel sistema di mettere a fuoco, non perché è full spectrum, ma proprio perché manca quello spessore di vetro. Dunque non è che puoi correggere questa cosa applicando un filtro, ma soprattutto sul sensore si vedrà anche il più microscopico granello di polvere, perché uno dei compiti dell'UV-IR-CAT montato davanti al sensore è quello di allontanare la polvere e dunque di sfocarla. Questo tipo di modifica viene eseguita talvolta per chi esegue fotografia al telescopio e in questo caso va senz'altro valutato come approccio. Riflettici bene, perché è davvero molto difficile poi utilizzare quella macchina per altri scopi che non siano la fotografia al telescopio. Scelto il tipo di modifica, dobbiamo capire che cosa modificare, e se vuoi convertire una reflex in full spectrum devi pensare bene al principio di funzionamento di questo tipo di macchina fotografica. Infatti abbiamo detto che con la modifica full spectrum utilizzeremo sempre un filtro, questo filtro andrà davanti all'obiettivo e i filtri ultravioletti, ma anche quelli infrarossi sopra i 700-720 nanometri, sono completamente neri, dunque il mirino della macchina diventerà inservibile. La messa a fuoco della macchina fotografica reflex va ricalibrata e questa calibratura dipende anche dal filtro che stai utilizzando. Per risolvere tutti questi inconvenienti finirai con l'usare la macchina in live view, praticamente come fosse una mirrorless. Considera anche, nello specifico della fotografia ultravioletta, che sulle reflex puoi adattare pochissimi obiettivi e quelli adatti alla fotografia ultravioletta sono a loro volta molto pochi e anche parecchio strani. Io t'ho spiegato sia come fare fotografia ultravioletta sia come adattare gli obiettivi alle varie macchine fotografiche, ti linko i video nella descrizione e nella card qui sopra. Fatte tutte queste considerazioni, il mio consiglio qual è? Se vuoi modificare una reflex, fallo consapevolmente e soprattutto, se puoi, scegli un tipo di modifica diverso dalla full spectrum. Monta in sostituzione del filtro UV-IR-CAT il filtro che vorrai utilizzare per il tipo di fotografia che desideri eseguire. Tutto questo, se vuoi fare una modifica per fotografia astronomica, non crea assolutamente alcun problema, perché il filtro H-alfa è trasparente e quindi in questo caso la reflex si comporterà pressappoco, a parte il bilanciamento del bianco, come ha sempre fatto. Se invece è una mirrorless è tutto più semplice, puoi adattare praticamente qualunque obiettivo e questo, ti ripeto, per l'ultravioletto è fondamentale. Qualunque tipo di modifica farai, full spectrum o altro, vedrai nel viewfinder, così come nel display posteriore, esattamente quello che sta succedendo. Non avrai alcun problema con la messa a fuoco. Ti direi che se hai una mirrorless da destinare a questo utilizzo degli ultimi 4-5 anni, anche abbondanti, fallo serenamente, non ti pentirai della tua scelta. Rifletti soltanto se stai scegliendo un modello esageratamente vecchio o esageratamente economico. Il costo della modifica comunque ha una sua influenza, magari investendo qualche euro in più potresti ottenere un risultato decisamente migliore. Ci sono poi delle macchine che però devi cercare di caso in caso. Io per esempio ho una Panasonic GF2, che è una macchina vecchissima, con una risoluzione in realtà scarsa, estremamente economica, ma che comunque funziona incredibilmente bene per la fotografia infrarosso. Non sono ancora riuscito a venderla perché ci sono troppo affezionato. Ed eccoci arrivati agli aspetti pratici. Hai deciso che cosa fare, ora devi capire a chi affidare questa conversione. Io ho scelto un laboratorio professionale che fa esclusivamente questo lavoro. In Italia non ne conosco, quello che ho scelto io è Colari Vision, che si trova negli Stati Uniti. La modifica è praticamente perfetta, puoi scegliere tra una serie di conversioni per qualunque esigenza, qualunque tipo di filtro te lo mettono a disposizione, i filtri sono di qualità eccellente, la modifica è praticamente perfetta, non mi sponsorizzano, non prendo soldi da Colari, ma è un'azienda con cui ho un ottimo rapporto e della quale mi fido. Ti lascio il link nella descrizione qui sotto. Considera che si trovano oltreoceano, dovrai spedire la macchina e quello che tornerà indietro passerà una dogana nella quale ti verrà applicato IVA e dazio su quanto hai pagato, dunque considera questa spesa. In alternativa puoi affidare la tua conversione ad un laboratorio di riparazione o a un laboratorio artigianale.
chiaramente sono persone che non fanno esclusivamente questo genere di lavoro. Accertati che venga rimosso tutto da davanti al sensore, in particolare su alcune macchine sono due pezzi, l'UV-IR-CAT e l'Hot Mirror, talvolta c'è anche il filtro anti-alias, il cosiddetto passabasso ottico. Accertati che venga rimosso tutto e soprattutto che venga sostituito con qualcosa di adeguato alle tue necessità. Per questo motivo ti consiglio di richiedere una qualche forma di garanzia. Puoi anche acquistare una macchina già modificata, ne trovi svariate su eBay, ti lascio un link nella descrizione. Tieni presente che devi valutare tu l'affidabilità del venditore. Accertati bene che chi sta vendendo sappia quello che sta facendo, sia una persona affidabile. T'ho spiegato come acquistare da eBay, in generale come acquistare usato, ti linko anche questo video nella descrizione e nella card. C'è poi un'ultima soluzione che devi considerare se ti ritieni in grado, se hai la manualità necessaria, che è quella del fai da te. Con la Revision, di nuovo link in descrizione, ti metti a disposizione dei kit con tutto quello di cui hai necessità per eseguire tu stesso la conversione. È ovvio che devi avere la manualità necessaria, ma il costo è decisamente più contenuto rispetto alla modifica affidata direttamente ai professionisti di Colari, e il risultato, se fai le cose come si deve, è assolutamente lo stesso. Abbiamo parlato tanto di filtri, ma quali sono le alternative che abbiamo a disposizione? I filtri da montare davanti all'obiettivo, immagino tu li conosca, esistono anche per fotografia infrarosso, per fotografia ultravioletto, per fotografia astronomica. Il loro vantaggio è quello di costare relativamente poco. Per questo genere di fotografia io ti consiglio di comprare dei filtri di qualità, Nisi, Oya, marche conosciute, non ti affidare a quei filtri cinesi che costano pochi euro. Alcuni riescono comunque ad ottenere degli effetti interessanti, ma comunque non fanno quello per cui sono progettati. Il difetto di questo genere di filtro è che ovviamente devi montarlo davanti all'obiettivo, quando cambi obiettivo devi staccare e riattaccare il filtro, hai bisogno degli anelli adattatori, tutto quello che succede con questo tipo di filtri, compreso il fatto che su alcune ottiche è impossibile avvitare dei filtri di questo genere qua. Ho parlato tantissimo di filtri, la playlist linkata nella descrizione e nella card. L'alternativa qual è? Oltre al filtro montato in sostituzione che abbiamo già visto a posto dell'UV-IR-CAT, esiste questa alternativa qui. Sono dei filtri cosiddetti clip-in che possono essere montati tra obiettivo e sensore. Devi acquistarli specifici per il modello o quantomeno per la serie di macchine, per esempio per Sony Full Frame esiste una intera serie che è compatibile con tutti i corpi del marchio Sony, e lo stesso succede anche con Canon e con Nikon. Chiaramente non puoi attaccare un filtro Nikon su una Canon e viceversa, sono specifici. Questi filtri sono estremamente comodi perché sono più facili da attaccare e staccare di quello che sembra. Ovviamente stai aggiungendo altre due superfici sulle quali si può ammucchiare polvere che può diventare visibile nella foto, ma soprattutto stai alterando il percorso ottico. Questo cosa vuol dire? Che siccome il filtro appunto si trova dietro all'obiettivo, hai il vantaggio che è sempre là anche quando cambi obiettivo, e che se quell'obiettivo non può montare filtri non c'è nessun problema. Ma il fatto è che si comporta come un elemento ottico attivo. Questa cosa con le ottiche lunghe o con le ottiche progettate per reflex fa poca o nulla differenza, il degrado di qualità è impercettibile. Con gli obiettivi corti e molto corti, progettati per mirrorless, dunque con un tiraggio piuttosto corto, l'effetto è che al centro avrai il tuo obiettivo che funziona come al solito, ai bordi la qualità si degrada. Questo degrado con alcune macchine, come ad esempio le Sony, che per una serie di motivi che ho specificato in un post nella mia community, se vuoi te lo lascio linkato nella descrizione qui sotto, è un post riservato agli abbonati, ma l'abbonamento costa una sciocchezza, dunque per questo tipo di informazioni potrebbe valerne la pena. In ogni caso, il problema qual è? È che le foto verso i bordi si rovinano, e questo problema è particolarmente sensibile con le Sony, ma è presente anche sulle varie mirrorless, tanto di Nikon quanto di Canon. Io ho acquistato questo piccolo set di Colari che comprende anche una cosa molto molto particolare,
che è il filtro originale che era montato sulla mia Sony A7C che ho modificato. In questa maniera, posizionando questo filtro davanti al sensore, la mia macchina torna esattamente nella condizione in cui era nel momento in cui l'ho acquistata. Il bilanciamento del bianco continua a funzionare esattamente la stessa maniera, è una macchina come fosse non modificata, al netto del problema che ti ho segnalato sulla nitidezza con alcuni obiettivi. E guarda un po', ho cambiato macchina. Prima stavo usando la Sony A7IV, così come è uscita dalla fabbrica, e questa invece è la Sony A7C convertita a full spectrum con esattamente le stesse impostazioni, utilizzando il filtro UV-IR-CAT originale Sony che ho acquistato da ColarVision. Costa un po', ma il risultato a mio avviso è notevolissimo, perché posso utilizzare questa macchina praticamente come fosse una normalissima Sony A7C, col vantaggio però che in un istante ho smontato il filtro UV-IR-CAT OM, ho montato il filtro da 720 nanometri davanti all'obiettivo e sto riprendendo all'infrarosso con la stessa macchina, una versatilità davvero invidiabile. Oltre a questo filtro da Colari ho preso anche il filtro H-Alpha, sempre clip-in, che ho utilizzato per realizzare questa foto di M42. Vedi la differenza con la macchina non modificata, davvero notevole, e considera che questa foto l'ho fatta veramente in poco tempo, neanche un'oretta dal momento in cui sono arrivato a quello in cui me ne sono andato. Ho usato il Move Shoot Move, un piccolo astro inseguitore che ho recensito qua sul canale, e il 70-180 Tamron, un'ottica anche questa economica e recensita qui sul canale. Ti spiegherò prestissimo come utilizzare queste semplici attrezzature per la fotografia deep sky, ottima ragione per iscriverti al canale YouTube. Ti ricordo che ho realizzato anche un mini corso sulla fotografia infrarosso e ultravioletta, lo trovi nel video Zappo Fan Club. Questi corsi sono disponibili con un modello a sottoscrizione, puoi decidere tu quanto offrire per averlo. E puoi averlo persino gratis. Utilizza questa opportunità con coscienza. Io ho scelto questa politica per fornire a chiunque, anche a chi non ha tanti soldi in tasca, di avere accesso a contenuti di qualità. Ma se qualche soldo ce l'hai, se utilizzerai queste informazioni per lavoro, ti chiedo la cortesia, quantomeno, di offrirmi un caffè. Hai anche questa possibilità. In questa maniera potrò continuare a realizzare contenuti gratuiti per tutti e offrire anche a chi è un pochino più svantaggiato la possibilità di apprendere la fotografia, che insomma è davvero un bel hobby. Puoi accedere a questo corso dal video Zappo Fan Club, lo trovi schiacciando il pulsantone qua in mezzo. Ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, condividi queste informazioni preziosissime, metti un bel like, mi aiuta con l'algoritmo di YouTube, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.